Buongiorno ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Allora, sicuramente avrete cliccato questo video perché come tutti vi fate sempre ogni giorno la stessa domanda, ovvero perché cavolo non riesco a diventare grosso. Passo un anno in palestra, passo 2 anni in palestra, 3 anni in palestra, vi fate il culo, pensate di fare le cose bene, eccetera. Non avete cambiamenti. Oggi andremo a vedere, diciamo, i principali fattori, secondo noi, per cui, appunto, voi tutti, ma questo magari riguarda anche me personalmente su alcuni tipi di cose, e riguarda Luca, anche me, non diventiamo appunto giganti, enormi. Partiamo. Allora, primo, cosa secondo noi fondamentale, che è l'obiettivo, ragazzi, e soprattutto se lo volete veramente, cioè volete veramente diventare grossi, è quello che, cioè, volete diventare grossi solo perché vedete qualcun altro più grosso e vi piace, eccetera, o veramente voi volete diventare così? Perché è la cosa fondamentale, secondo me, porsi un obiettivo, capire se quello è veramente l'obiettivo che si vuole ottenere e raggiungerlo. Esatto, anche perché, ragazzi, se voi vi impostate un obiettivo, fidatevi che automaticamente ci mettete tutti voi stessi, appunto, per raggiungerlo e, cosa più importante, superarlo. Perché, mi raccomando, non impostiamoci dei limiti. I limiti, proprio dal nome, ci limitano. Nel senso, no, io non arriverò mai a fare 130 in panca, e no, perché io scuotto di meno di quello. Sono ognuno, limiti, sì. Ognuno di noi è diverso da tutti. Ognuno, in base alle proprie capacità, seguirà un percorso che lo porterà a un obiettivo che poi, col tempo, supererà. Quindi, è quello che volete veramente? Siete sicuri che voi state facendo questo percorso per raggiungere quella determinata cosa? Non siete convinti? Se non siete convinti, skippate pure il video ora. Se invece siete convinti, continuate ad ascoltare tutto quello che abbiamo da dire. Allora, partiamo dall'allenamento, direi. Allora, l'allenamento, ragazzi, è una chiave fondamentale di questa cosa, perché generalmente la media delle persone tende ad andare in palestra, a suddividere classicamente il corpo nei vari distretti, ad allenarli un pochettino come viene, diciamo. Magari c'è anche il giorno delle braccia, uno che fa anche le braccia tutte pesanti, eccetera. Ma secondo me bisogna partire soprattutto da un concetto differente, nel senso che il corpo è una macchina che lavora nel tutt'uno. Di conseguenza bisogna pensare molto di più agli esercizi fondamentali, come la panca, come gli squat, come gli stacchi. Quelli sono gli esercizi grossi. Giusto, giusto, che favoriscono appunto uno sviluppo generale del fisico senza andare ad aumentare magari in modo sproporzionato solamente una parte del nostro corpo. Poi volevo precisare una cosa. Per chi è alle prime armi, ragazzi, buttatevi su internet, andate a cercare le cose, cercate magari i vari tipi di allenamento, andate a vedere le persone come li eseguono, però mi raccomando, lo dico a tutti quanti, anch'io sono partito da quella cosa. Avete una testa, raccogliete tutte le informazioni che potete e rielaboratele secondo la vostra, appunto, logica, nel modo più corretto. Come spiegarlo? Diciamo che se viene pubblicato, per dire, qualsiasi allenamento del vostro atleta preferito e voi lo prendete e lo cominciate a fare, non è detto che assolutamente diventerete come lui. Anche perché, assolutamente. Anche perché quell'allenamento magari è stato fatto dal suo coach o da lui, questo non si sa, per il suo tipo di fisico o per il suo tipo di obiettivo, appunto. Diciamo che c'è molto bisogno dell'adattamento di ogni cosa su di voi. Cioè, bisogna anche capire, appunto, non so, i vari gradi di mobilità o di flessibilità del corpo, piuttosto, perché ovviamente se avete qualche tipo di problema, esatto, fisico, ognuno ha i suoi problemi, qualche tipo di esercizio. Esattamente. Ci sono tantissimi fattori da tenere in considerazione che, ragazzi, purtroppo, cioè, vi dovete per forza o affidare a qualcuno di che professionista, vi studia. Esatto, che lavora in un settore professionale, che vi studia, vi quindi inizia a conoscere e vi dà delle cose selezionate proprio apposta per voi, da qui personal trainer. Esatto, per esempio. Personal. O altrimenti, ragazzi, tutto quello che andate a fare perché l'avete visto, bisogna
insomma, prenderlo un po' con le pinze. Qui poi entra in gioco molto l'esperienza, esatto, appunto, di quella uno... poi si costruisce col tempo, comunque ci si affida a persone. Non dovete avere fretta, entrate in palestra, chiedete consigli a chi magari vedete un po', magari che se la cava, vedete che fa degli esercizi particolari, chiedete, informatevi senza nessun tipo di problema, perché ragazzi, secondo me non ci sarà mai nessuno che si rifiuterà di spiegarvi un determinato esercizio se veramente l'allenamento, la palestra, in generale questo mondo gli appartiene, è la sua passione. Esatto. Non esiste proprio. Quindi più fondamentali e meno esercizi di isolamento. Sostanzialmente questi sono i nostri consigli per chi magari è alle prime armi e vuole mettere in... costruirsi un bel fisico. Punto 2, ragazzi, molto importante, che segue anche ovviamente i punti precedenti. Esatto, diciamo sempre che non c'è uno o più punti più importanti degli altri. Tutto fa brodo. Esattamente. Okay. Quindi stavano dicendo la dieta, l'alimentazione, punto critico e fondamentale, soprattutto moltissimi, diciamolo, anche perché siamo italiani, si mangia bene, certo, in Italia, però vediamola che abbiamo una qualità. A chi si rifiuterebbe di mangiare un pizzone fatto proprio, ma non solo, una carbonara, le robe, cioè dai, inizia. Non dirmi queste cose, che però mi in ogni caso si può sfruttare anche la qualità dei nostri cibi. Ora, perché non si diventa grossi? Perché non si mangia abbastanza. Anche perché, scusami se ti interrompo, molti di voi magari si allenano anche bene, però cavolo, vanno a peccare nella dieta. Hanno paura del cibo e quindi non mangiano abbastanza, e spesso capita, oppure non semplicemente siete golosi e vi rifiutate di mangiare del riso, del pollo, no? Più volte al giorno. O si trovano motivi, varie diete, poi ne parleremo, poi ragazzi. Esatto. Lasciamo perdere i vari tipi di dieta. Comunque, in ogni caso, o non si mangia abbastanza, come dicevamo, oppure si mangia male. Che è la cosa, secondo me, principale su cui tutti voi dovete stare molto attenti. Esatto. La qualità del cibo che voi ingerite ogni singolo giorno. Ma questo al di fuori della palestra, questo anche per un è un consiglio, diciamo, si parla di salute, ragazzi, esatto. Stavo dicendo che la cosa importante, infatti, è mangiare a sufficienza, ma cibi qualitativi, appunto. Quindi, insomma, guardatevi sempre allo specchio, nel senso che se voi già mangiate bene ma non ottenete risultati, molto probabilmente è perché non mangiate abbastanza. Però la cosa che vi salva è lo specchio, perché se voi vi state allenando bene, state mangiando bene, ma state sbagliando i quantitativi, allora basta che vi guardate allo specchio, lo capite subito. Mettete troppo grasso, vi riempite di acqua, non vi vedete bene, faccia tonda, insomma, il classico. Esatto. Non vogliamo stare ad elencarvi tutti i vari tipi di cibo esistenti nel mondo che voi potete mangiare, anche perché molto probabilmente ci dedicheremo un video, esatto, su questa cosa. Esatto. Dedicheremo parecchi video sull'alimentazione, anche perché è un punto molto 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 critico per tutti voi. Comunque, diciamo che di base la dieta equilibrata, sana, per una persona che pratica palestra a livelli non nemmeno troppo agonistici, posso dire. Certo, certo, a livello amatoriale. Sono tutti i tipi di carni bianche, molte carni rosse magre, tutti i tipi di pesce, verdura di stagione, cereali, frutta di stagione, tutti i tipi di carboidrati che, possiamo dirlo, per chi magari non ha un obiettivo specifico, che toglietevi dalla testa, insomma, voglio fare massa, voglio fare definizione, voglio fare cosa cavolo volete fare. Cioè, prima di tutto questo, cioè, ragazzi, un mare di cose che voi vi dovete segnare, scrivere, guardarvi allo specchio, pesarvi, capire per... Tantissime cose, ragazzi, non ho nemmeno più parole per... Così tante cose che non so nemmeno esprimermi. PS, volevo dire un PS, che hai citato la bilancia e il peso. Non fidatevi completamente della bilancia o del peso, perché se il peso non sta cambiando è perché magari, per l'appunto, state perdendo acqua
di conseguenza il peso varia poco, ma alcun tempo, siccome non vi siete mai allenati o comunque lo state cominciando a fare seriamente, state magari anche mettendo un po' su il muscolo. Quindi ripeto, guardatevi, qui entra in gioco lo specchio. Guardatevi allo specchio, anche lì la bilancia, non state a pesarvi tutti i giorni, perché pesarsi tutti i giorni, cioè fra un po' non lo fa neanche un atleta di bodybuilding che ha una gara. Quindi è anche inutile pesarsi tutti i giorni, sempre. Poi l'interruzione di prima, stavo finendo di dire tutti i tipi di carboidrati, diciamo prevalentemente a indice glicemico basso. Poi basta, non stiamo a dilagare troppo sui vari tipi di cibo, anche perché non avrebbe senso, verrebbe un video troppo lungo. Principalmente direi che la cosa, il diavolo dell'alimentazione per un palestrato, credo sia l'alcol. Quello proprio per me non esiste, per Luca credo nemmeno, ora non lo so se lui beve di nascosto. Mi trinco, esatto. Sono alcolizzato, ragazzi. E niente, diciamo che l'alimentazione va curata, anche qui bisogna stare molto attenti da chi se la fa fare, rivolgetevi sempre a un esperto, a una persona che vi conosce, a un nutrizionista, insomma una persona del settore, e non prendete come esempio diete di altri, anche perché queste persone semplicemente fanno vedere quello che fanno loro, non vendono la loro dieta, anche perché sarebbe una cosa impossibile, cioè io non posso mangiare quanto dovrebbe mangiare realmente lui e viceversa, lui non può mangiare quanto realmente ne ho bisogno io. Quindi scordatevi diete preconfezionate, ognuno ha il suo metabolismo, ha il suo tipo di allenamento, la sua quantità di calorie prescelta. Poi indipendentemente se dovete fare bodybuilding, se dovete andare a correre, se dovete fare nuoto, se deve, la dieta va curata in base a quello che ognuno di noi fa quotidianamente riguardo l'attività fisica. Ecco, appunto, a proposito di quello che ognuno di noi fa, parliamo anche di stile di vita, ragazzi. Ecco, sì. Quindi possiamo partire, diciamo, è molto molto impegnativo se uno vuole intraprendere la carriera del bodybuilding, sempre preso con le pinze, anche perché magari uno vuole avere un fisico palestrato ma non gli interessa assolutamente nulla di mostrarlo, quindi andare a fare gare o competizioni del genere. In ogni caso, comunque sia, anche per questo tipologia di persone è impegnativo il percorso. Poi per tutti gli altri che magari non vogliono raggiungere un obiettivo troppo complicato, gli si fanno andare bene certi tipi di cose, allora lì già è più semplice. Cosa molto molto importante credo sia il riposo. Sì. Perché dormire, molte, ragazzi, persone, io ora non so come facciano, dormono, mi dicono ho dormito 4 ore, ieri ho dormito 2 ore, l'altro ieri ho dormito 1 ora, io gli dico scusa ma quando dormi, non lo so, e poi va in panca, mi fa 5 kg per parte, lo guardo e gli dico bro, tu devi dormire un po' di più probabilmente. Anche perché ragazzi la palestra ti affatica, ma ti distrugge tutto il muscolo, ma di su tutto il corpo. Quindi se voi non riposate, anche perché molto probabilmente loro non sanno che i muscoli crescono di notte quando ma noi siamo qualcuno a riposo. Sì, qualcuno no. Alcuni pensano di che solito magari facendo i pesi tu diventi grosso e rimani così. Cioè allora, tipo ogni giorno che diventi questo pump che c'è addosso rimani sempre più grosso e anche perché non credo, se no io sarei raga enorme. Se posso lui entrare sarebbe un altro, una montagna. Se posso entrare un attimo nel tecnicismo, ragazzi, il GH, che sarebbe l'ormone della crescita, viene prodotto dal nostro corpo nelle prime 3 ore di sonno che avvengono circa tra mezzanotte l'una e le 3 del mattino. Quindi generalmente chi fa una serata, cioè chi fa una vita party life, quindi serate discoteca, manetta, piuttosto Blizzarian, che altro, queste cose. Vabbè, a parte che poi vabbè, lì esistono gli steroidi perché lui, come vedi, anche fisicamente è dotato. Ne ma parleremo lì anche di questo in un prossimo, esatto, video. Esatto. Comunque in ogni caso non si può neanche pretendere di avere un aumento di massa esagerato, anche perché comunque se uno si perde sempre quelle secrezioni di GH è difficile. Incidono parecchio, tutto incide, sullo sviluppo tutto incide del corpo. Ma ora stiamo parlando del riposo. Quindi dormire. Dormite. Io, come tutti quelli nel mondo, vi consiglieranno dormi 8 ore di media, ma perché è una media, quindi diciamo che 8 ore sono giuste, però uno può dormire anche meno, ci saranno i giorni in cui dormite 3 ore, ci saranno i giorni in cui dormite, ci sono persone che dormono un giorno, io non ce la faccio, dormite ma neanche un giorno. 12 ore. Anche qua il discorso, piccolo consiglio,
se avete del sonno da recuperare, è molto molto consigliato recuperarlo in giorni. Esatto. Cioè, nel senso, voi avete un arretrato di 12 ore di sonno, non chiedetemi nemmeno come. Non è che il giorno dopo andate a letto, dormite 12 ore in più per recuperare, no, perché voi vi svegliate che siete 3 volte più stanchi. Voi dovete buttarvi dentro le ore di sonno giornaliere, quelle 2-3 ore che poi vanno a compensare le 12 che avete perso. Tutto questo è per esempio, ragazzi, prendete tutto con le pinze, sto sparando dati a caso. Possiamo concludere che il riposo è fondamentale per la crescita muscolare. Esatto. Una delle cose fondamentali per la crescita muscolare. Beh, ragazzi, direi che abbiamo fatto un bel discorsetto. Vi abbiamo dato qualche informazione in più per il vostro stile di vita, per l'allenamento, per la dieta. Quindi diciamo che se voi tutte queste cose le favorite al 100% col vostro impegno, insomma, su ogni tipo di attività ci lavorate al 100%, otterrete sicuramente un risultato che vi appagherà. Per raggiungere il mio obiettivo devo fare questo, ho preso tutto insieme. Ragazzi, ho ottenuto risultati veri. Cioè, qua non stiamo a chiacchierare, a dire mangiate il pezzo di grana, diventate enormi. Cioè, no, non esiste. Voi dovete farvi il culo, diciamolo. Dovete farvi il culo. Dovete svegliarvi, cucinarvi i pasti per avere tutto. Poi, insomma, questo dipende poi dagli impegni che uno ha nella vita, Però non volevo generalizzare troppo. O dal tipo di dieta che uno fa. Perché esatto. Poi parleremo anche dei vari tipi di dieta che uno può fare. Certo. Quindi, insomma, per non stare ad annoiarvi troppo, vi abbiamo più o meno raggruppato, secondo noi, le cose più importanti per iniziare veramente ad ottenere dei veri risultati. Cosa possiamo dire? Beh, che noi ci vediamo in un prossimo video!